Finalmente torna a vincere il Santa Maria. Succede tutto nella ripresa con i padroni di casa che vanno sopra di due gol. Il Don Bosco reagisce e accorcia le distanze, ma il biglione in campo, Andrea Lo Giudice, decide di chiudere la contesa con un gran gol al volo ed è protagonista della rete del 4-1. Troppo tardi, il gol di Paravicini per gli ospiti. Prima gara del 2019 che si apre nel segno di Ruben Granzarocchetta, che sigla una tripletta che permette alla Resurrezione di battere per 6-3 fuori casa la Po' Binzago. Gli ospiti, addirittura sotto ad inizio ripresa, hanno trovato una gran reazione ribaltando il risultato. Sembra tornata la squadra della passata stagione, il Gardening, con la seconda vittoria consecutiva per 4-1. I padroni di casa della Robur non hanno certo digerito la pausa che ha interrotto un buon filotto di risultati utili a fine 2018. Pokerissimo per i boys che stendono per 5-1 il GS Ovi Modrone. Ai soliti Ingiagni e Florindo vanno a Stabellino, Alberini e Gragnano con una doppietta. Stop pesante per il San Rocco Seregno che sbatte sul muro della nuova Junior. Secco 4-0 con i padroni di casa dominatori della gara in lungo e in largo e vanno in rete con Vignola, Pastore e Guzzabocca. Pausa fatale per la B-Sport che perde nettamente per 4-2 sul campo dei cugini dell'SDS Arcobaleno. Padroni di casa in vantaggio per 4-0 grazie a una tripletta di Barolo. Inutili le due reti nel finale per gli ospiti. Derby spettacolare tra Po' Binzago Ose e San Bernardo. In quel di Cesano Maderno le due squadre si affrontano a viso aperto, dando vita ad una gara piena di occasioni. Ospiti più cinici vanno in vantaggio per 4-1, ma la reazione di Spina e compagni è veemente, ma finisce 4-3. Si rifà sotto Rubens Granza alla coppia della Virtus Mauri e Marelli, che rimangono in testa nonostante la giornata di riposo. Ancora Alberto Paravicini in testa, la graduatoria migliore in campo, inseguito da Alex Spina a due lunghezze. A questo punto della stagione sembra proprio che sarà corsa a due per la promozione in eccellenza tra Virtus Bovisio e i Boys. Perdono contatto San Rocco Seregno e B-Sport. Come detto in precedenza, ottimo periodo per il Gardening che supera anche la Robur e non fa stare tranquille le squadre davanti.